Gentili amici appassionati e tifosi dell'Udinese, buonasera e ben ritrovati a Campioni nella sana provincia. La puntata odierna, che è la 12ª, è dedicata ad un artista del calcio, ad un giocatore che ha riempito in terra friulana pagine importanti, tra le più belle in assoluto della storia ultracentenaria del club bianconero. Il personaggio in questione è David Pizzarro, che giunse a Udine nel luglio del 1999. Non aveva ancora compiuto 20 anni, ma era già approdato alla nazionale cilena, dato che con la sua rappresentativa ha debuttato nel febbraio del 1999 in un amichevole tra il Guatemala e il Cile, conclusasi 1-1. Pizzarro, terzo di 5 fratelli, ha iniziato a giocare da bambino. A 5 anni era già un predestinato, già deliziava coloro che lo vedevano all'opera, lo consideravano un bambino prodigio. Alcuni club si interessarono a lui, passò al CAU Polican, ma per il calcio, con il consenso ovviamente dei genitori, lasciò gli studi, anche se a scuola andava bene. Aveva appena 16 anni, ma Pizzarro, con un pizzico di orgoglio, un giorno disse: io sono tornato a studiare da privatista e riuscì ad ottenere il diploma di scuola media superiore. A 16 anni passa al Wanderers, formazione cilena tra le più blasonate del massimo campionato di quel paese, e debutta subito. Entra in campo nel secondo tempo contro il Temuco e i consensi sono unanimi e tutti favorevoli a lui, che è già soprannominato il PEC per via della sua statura: è alto soltanto 170 centimetri, ma è un calciatore che evidenzia personalità, grande classe ed un lancio che effettua con il piede destro che sembra telecomandato, tanto è preciso. Nel Wanderers rimane fino al 1999, poi è inevitabile, alcuni club si interessano a lui, vedi il River Plate, la Lazio, ma l'Udinese è più scaltro degli altri sodalizi e nel giro di poco tempo riesce ad acquistarlo. Pizzarro viene a Udine nel luglio del 1999, non ancora 20 anni, ma è considerato un autentico talento. Tutti scommettono su di lui. L'inizio però non è dei migliori. Pizzarro deve ambientarsi, deve anche imparare i segreti del campionato che lui considera giustamente il più difficile al mondo, non il più spettacolare, ma sicuramente il più ostico, perché qui in Italia c'è il tatticismo e inizialmente non va nemmeno d'amore d'accordo con l'allenatore dell'Udinese di allora, Gigi De Canio, che poche settimane prima era subentrato a Francesco Guidolin. È un Udinese rinnovata, perché arrivano anche Fiore, Margiotta, Van der Vecht, Varley, Alberto e appunto Pizzarro, che è giocatore che in molti considerano campione del domani. L'inizio, come ho detto, non è dei migliori, tant'è che nel primo anno disputa soltanto 4 gare e pochi spiccioli, perché rimane in campo complessivamente 86 minuti. Riparte praticamente da zero nella stagione 2000-2001. L'Udinese è reduce dal trionfale comportamento nell'Intertoto e accede anche alla Coppa UEFA, ma Pizzarro rimane nell'ombra, rimane in disparte, De Canio non lo vede. Continua ad utilizzarlo, poco a dire il vero, in qualità di trequartista, che poi è il compito che il cileno eseguiva nel Wanderers. Ma non c'è niente da fare,
Pizarro, ahimè, non ingrana. E quando fa il suo debutto stagionale, il 5 novembre del 2000, l'Udinese affronta in casa il Lecce, va in campo nei primi 39 minuti. A dire il vero, combina poco, forse niente, è l'elemento stonato della squadra di Gigi De Canio, il quale al 39 decide di sostituirlo. Fa entrare Margiotta e Pizarro, con uno scatto, va subito negli spogliatoi, schiumando rabbia, è deluso e amareggiato, impreca contro colui che considera il suo nemico, Gigi De Canio. Non aspetta nemmeno che i suoi compagni di squadra rientrino nello spogliatoio per l'intervallo, va subito a casa. E a fine gara l'Udinese vincerà 2-0, sarà una gara e una vittoria storiche, perché l'Udinese si ritroverà prima in classifica e la stampa italiana darà eco alla performance dei bianconeri. Ma a fine gara ecco che il direttore generale Pierpaolo Marino, che conosce bene Pizarro, si precipita nell'abitazione del cileno a Udine, all'inizio di Viale Volontari, in Piazzale Osoppo, perché teme che il giocatore faccia le valigie, tolga il disturbo e se ne torni in patria. Riesce a convincerlo, Pizarro poi gli dà la sua parola: no, direttore, io rimango qui perché qui voglio sfondare. Giocherà ancora 4 partite per complessivi 196 minuti, compresi gli 86 della stagione precedente. E a gennaio l'Udinese saggiamente decide di parcheggiarlo all'Universidad del Cile, dove però la sfortuna è in agguato. Pizarro, dopo 8 giornate, subisce una frattura al piede e deve rimanere fermo. Stagione finita. Rientra a Udine nel luglio del 2001 e l'Udinese nel frattempo è passata nelle mani di mister Roy Hodgson, il quale dimostra subito di avere un debole per il cileno. Vede che Pizarro ha qualità tecniche non indifferenti, gli piace anche la personalità di David e lo fa giocare da subito, prima di campionato, ultima domenica di agosto, nella gara Udinese-Torino. Finirà 2-0, ma Pizarro parte dalla panchina, ma al minuto 14 del secondo tempo, con i granata avanti di 2-0, ecco che Hodgson manda in campo, a furor di popolo, Pizarro, che sarà decisivo per la clamorosa rimonta dei bianconeri. Ma è importante il compito che Roy Hodgson ha assegnato quella domenica a Pizarro, compito di regista basso, di mediano metodista, e Pizarro in quella posizione si segnala subito per un lancio di oltre 50 metri per il piede di Muzzi, che segna il provvisorio 1-2. Una partita è bastata per dimostrare che Pizarro è un giocatore davvero importante. Pizarro però ha un carattere un po' particolare, un sanguigno, e quando le cose in campo non vanno bene per errori veri o presunti dell'arbitro, si nervosisce. Vedi la gara nell'ottobre del 2001 con il Chievo, si gioca al Friuli e la formazione scaligera vince 2-1. Nel finale l'arbitro Pellegrino commette un errore di valutazione e Pizarro prende il pallone tra le mani e lo scaglia lontano. Era già ammonito, per cui scatta inevitabilmente il cartellino rosso. In quel campionato Pizarro giocherà complessivamente 31 partite, segnando 2 gol. La seconda, il 21 aprile 2002, in Udinese-Venezia 1-0, un gol
di straordinaria importanza per i bianconeri, perché nel frattempo la squadra era venuta a trovarsi in una situazione delicata, era venuta a trovarsi vicino al baratro. Una stagione che ha visto inizialmente alla guida dell'Udinese Roy Hodgson, poi a dicembre al tecnico inglese subentrato Ventura, ma le cose non sono affatto migliorate e piano piano la squadra, come ho detto, si è avvicinata al baratro. Poi tutto andrà per il meglio. Per fortuna, nell'ultimo atto di quel campionato, a Lecce, l'Udinese vince 2-1, doppietta di Di Michele e l'incubo viene scacciato. Pizarro rimane, ovvio, anche se l'Inter ha fatto una avance, peraltro timida per il cileno. Viene sostituito l'allenatore, non più Giampiero Ventura, ma arriva Luciano Spalletti, che già aveva guidato l'Udinese nel campionato precedente, subentrando nel marzo 2001 a Gigi De Cagno. Anche quello è stato un campionato non certo esaltante per i colori bianconeri, perché dopo la sconfitta appunto nel marzo del 2001 dei bianconeri contro il Parma al Friuli 1-3, fu contestato il direttore generale Pierpaolo Marino, che diede ipso facto le dimissioni. Ma affrontiamo ora il campionato 2002-2003, quello della resurrezione, perché l'Udinese alla fine ritornerà in UEFA, ovviamente con i gol importanti di Muzzi, con i gol importanti anche di Iaquinta, ma anche con le geometrie, con la sapienza, con le invenzioni di David Pizarro. Il 2002-2003 è sicuramente un'annata doc per il regista cileno. Pizarro segna 5 gol, tutti su calcio di rigore, esecuzioni perfette. Comincia in Udinese Regina, si ripete in Udinese Empoli, ma pesantissimo sarà il rigore che realizzerà il 23 gennaio del 2003 in casa, in una fredda serata contro il Milan. Finisce 1-0 per i bianconeri, bianconeri che a un certo punto rimangono in 10 per una ingiusta, a mio modo di vedere, espulsione di Sensini, reo di aver fermato fallosamente Inzaghi, che era lanciato verso il portiere De Santis. Pizarro, oltre a segnare il gol della vittoria, quella sera si rivelò il grande regista, il migliore dei 22. Una prestazione sublime, meritandosi l'ovazione dei 30.000 presenti al Friuli e soprattutto l'abbraccio cui lui teneva del suo allenatore e suo grande estimatore Luciano Spalletti. Pizarro segnerà altri rigori, l'ultimo dei quali, importantissimo per le fortune dei bianconeri, nel finale di campionato, Udinese-Lazio 2-1. È l'apoteosi per l'Udinese, l'apoteosi per Pizarro. L'Udinese, grazie alla vittoria contro i capitolini, ottiene il pass per ritornare in Coppa UEFA. La stagione successiva, 2003-2004, è particolare per Pizarro e anche sfortunata. È ricca di avvenimenti anche clamorosi che fanno rumore, che fanno notizia, a cominciare dal novembre del 2003, dopo la gara casalinga con il Siena, che l'Udinese pareggia 1-1. In settimana la società
chiede a Pizarro di allungare e adeguare il contratto sino al 2007. Ma Pizarro, che pensa e spera di svincolarsi a parametro zero un anno e mezzo più tardi, non ci sta, punta i piedi. Comincia un braccio di ferro tra la società bianconera e il cileno. Niente da fare, Pizarro resiste. Ma l'Udinese non può farlo giocare. Lo fa allenare giustamente, come prevede il regolamento, con la prima squadra, ma la domenica dà spazio a coloro che sposano il progetto dell'Udinese. Pizarro capisce l'antifona e anche con la mediazione del suo maestro, del suo estimatore, appunto Spalletti, si convince che deve firmare, si arrende, ammette anche le proprie colpe, dirà una frase in un'intervista: sono ancora giovane, devo ancora imparare e devo ancora giocare prima di fare il salto di qualità, e decide di mettere nero su bianco. Alla vigilia della gara di Coppa Italia del 13 gennaio 2004, Udinese-Inter, terminata sullo 0-0. Quel giorno però la sfortuna è in agguato e in uno scontro fortuito con Karagounis, ecco che Pizarro subisce uno stiramento al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tutto sommato gli è andata bene, perché in un primo momento il malanno sembrava decisamente più serio. Rimane fuori altre 4 settimane. Per l'Udinese è un guaio non indifferente, anche perché il 2 di gennaio aveva perso Pinzi, sottoposto a intervento al menisco. Eppure l'Udinese ha saputo reagire all'assenza dei due, è rimasto a galla e alla fine centrerà ancora il pass per partecipare alla Coppa UEFA. Pizarro rientra a metà febbraio, guarda caso, contro l'Inter. Si gioca a Milano, è la giornata numero 21. L'Udinese compie un capolavoro, vince quella partita e il migliore in campo sarà David Pizarro. I consensi saranno unanimi. Nel 2004-2005 Pizarro chiude la sua felice avventura friulana. La conclude con i botti, perché la stagione che vedrà l'Udinese concludere il cammino al quarto posto e quindi accedere ai play-off di Champions League, che riuscirà ad aggiudicarsi a spese dello Sporting Lisbona e quindi potrà partecipare alla fase a gironi della manifestazione continentale più prestigiosa. Ma Di Natale toglie il disturbo. Ormai l'Inter ha convinto i Pozzo a cederlo, manca nero su bianco, la trattativa va avanti, giorno dopo giorno le parti si avvicinano. E quando Pizarro rientra in Italia per riprendere l'attività, invece che trasferirsi ad Arta Terme, dove i suoi compagni di squadra si allenano, rimane a Milano, convinto che alla fine l'Inter ufficializzerà il suo acquisto. Così sarà, ma i tifosi bianconeri non la prenderanno bene. E da allora, ogni qualvolta Pizarro è venuto a Udine, verrà fischiato. Però va ricordato come uno dei più grandi calciatori che hanno indossato la maglia dell'Udinese. Nella sua ultima stagione gioca tutte 34 le gare. Non salta un incontro, segna 2 gol con le romane a Roma, 3-0 per l'Udinese, e poi qui in casa contro la Lazio, ancora 3-0, 2 rigori magistrali.
Nell'Inter però Pizarro non avrà grande fortuna. È vero che vince un campionato a tavolino grazie a Calciopoli, è vero che vince una Coppa Italia, è vero che vince la Supercoppa Italiana, ma gioca appena 24 partite in campionato segnando un gol contro la Regina. Il suo allenatore è Roberto Mancini, che pur lo aveva voluto a Milano, ma che forse non lo utilizzava nel ruolo più congeniale al PEC. Per cui appare inevitabile il divorzio Pizarro-Inter. E la Roma, su consiglio di Spalletti, lo acquista in comproprietà l'anno successivo. E nella Roma Pizarro farà un altro, il definitivo salto di qualità. Rimarrà nella capitale, nella squadra giallorossa, sino al gennaio del 2012, disputando 148 gare di campionato, impreziosite da 9 reti. Ma soprattutto delizierà i tifosi giallorossi con colpi d'alta scuola, distribuendo, come aveva fatto Udine, numerosi geniali assist. Nel gennaio del 2012 passa al Manchester City. Lo vuole, guarda caso, Roberto Mancini. Nel Manchester City però Pizarro gioca soltanto 5 partite, ma comunque vince il campionato inglese. Ritorna a luglio, ritorna alla Roma, ma ormai si è chiusa la sua avventura romana e la società giallorossa decide di cederlo alla Fiorentina. 83 incontri di campionato, 4 reti segnati in maglia viola, e a Firenze rimarrà sino al 2015 per poi ritornare in patria al Wanderers. Infine concluderà la sua carriera nell'Universidad de Chile, vincendo il campionato di clausura 2017. Per quanto riguarda la nazionale, è stato uno dei giocatori più importanti, più forti, più decisivi di sempre del Cile, con cui, come ho ricordato, ho debuttato nel febbraio del 1999 in Guatemala. La sua ultima esibizione invece è datata giugno 2006. Il Cile è impegnato nelle semifinali della Coppa America, che poi si aggiudicherà battendo in finale l'Argentina di Messi, e in quella semifinale contro i peruviani Pizarro concluderà la sua avventura con il Cile.